loro terra. Vivevano sole, chi nelle fabbriche delle conserve, chi in un ufficio. Roseanne era una maestra che era venuta da chissà dove, da uno stato del grano, con una lettera per un giornale del cinema, e non volle mai raccontarmi che vita avesse fatto sulla costa. Diceva soltanto che era stata dura, a hell of a time. Gliene era rimasta una voce un po' rauca di testa. È vero che c'erano famiglie su famiglie, specie sulla collina, nelle case nuove, davanti alle tenute, alle fabbriche della frutta. Le sere d'estate si sentiva baccano e odor di vigna e di fichi nell'aria, e bande di ragazzi e di bambine correvano nelle viuzze e sotto i viali, ma quella gente erano armeni, messicani, italiani. Sembravano sempre arrivati allora. Lavoravano la terra allo stesso modo che in città gli spazzini puliscono i marciapiedi, e dormivano, si divertivano in città. Di dove uno venisse, chi fosse suo padre o suo nonno, non succedeva mai di chiederlo a nessuno. E di ragazze di campagna non ce n'erano. Anche quelle dell'alta valle non sapevano mica cos'era una capra, una riva. Correvano in macchina, in bicicletta, in treno, a lavorare come quelle degli uffici. Facevano tutto a squadre, in città, anche i carri allegorici della festa dell'uva.